si inizia un po' per caso. All'inizio ti puoi sentire un po' spesato, proprio i primi mesi, però poi dopo capisci che c'è un'organizzazione, una comunità che lavora per raggiungere un obiettivo che non è soltanto il mio obiettivo, nemmeno quell'associazione, è l'obiettivo un po' di tutti quanti, tutte le persone che vengono qui. Ed è bello perché comunque alla fine, anche se non abbiamo la stessa maglietta o lo stesso cartellino, però ci accomuna il fatto che l'importanza e il bene siano proprio loro. E questo è bello. Cercare di aiutare anche in minima parte qualcuno ti fa stare bene, vedi che le persone che tu aiuti ti apprezzano e stanno bene pure loro. Un piccolo aiuto. Si può pensare molto spesso che sia inutile, invece no, un piccolo aiuto vale tantissimo. Nasce là a un certo punto sentire il bisogno di voler aiutare le altre persone e stare bene nel momento in cui si vede che le altre persone si trovano bene, stanno bene, hanno bisogno del nostro aiuto. Io poi alla fine dico sì, secondo me è giusto che si facciano tutti i tentativi, perché io dico delle cose anche se non se non lo puoi vedere realizzato là per là, ma dei semini uno li lascia. Quello che è cambiato qui dentro è che abbiamo denunciato. Ci sono le infrastrutture qui dentro abbandonate da 20 anni, le ho denunciate, ce le siamo prese in comodato d'uso gratuito, poi stiamo trovando i fondi per riqualificarli. I giovani scendono, vengono al campetto. Quindi noi dobbiamo creare delle infrastrutture o punti di aggregazione sociale da allontanare questi giovani da queste cose e quindi creargli le alternative. Dobbiamo educarli in questo modo. Andiamo a fare l'orto botanico da scuola quando abbiamo le aiuole nel territorio abbandonate. Se noi riusciamo a comprendere il senso della vita o della nostra vita, è importante che questo senso passi agli altri, che non rimanga un mio possesso, no. Di solito i ragazzi vengono qua a inizio settimana dicendo che il lavoro che fanno loro è simbolico, pensando che il lavoro che poi faranno nel corso della settimana è simbolico. Non è per nulla simbolico, anzi è un lavoro che per noi è indispensabile. L'idea più bella che poi è quella che è il filo conduttore che accompagna tutte le nostre tutto il lavoro che si fa qui sopra, è l'idea che sulle persone oneste, quindi le persone oneste, le mani pulite non se le tengono più in tasca ma cominciano a sporcarsele sui beni confiscati. Il risultato è un pugno nello stomaco che si portano dentro tutto l'anno, lo ricordano molto bene le esperienze già fatte. Quando le fanno loro fatica, ma poi nel cuore hanno il nome delle persone che hanno incontrato, le testimonianze che hanno sentito, la lotta che stanno facendo, e questo mette in moto dentro di loro la domanda: ma io che posto ho nel mondo? Lavorando su un bene confiscato alla Camorra, io penso che noi in un certo modo, in qualche modo, in qualche forma ci siamo riappropriati dei mezzi di produzione del territorio e proviamo a sviluppare un meccanismo e un processo virtuoso che renda questi posti accessibili. Sono gocce di un mare che si possono riprodurre. La riproducibilità di questo tipo di esperienze può portare a qualcosa di grande. Mondo che non pensavo proprio che esistesse, quindi a partire dal rapportarsi con una persona non vedente, ma anche tutto quello che un non vedente può fare se ha i mezzi. Pensi che dietro magari al buio non c'è niente, invece c'è poi alla fine un mondo che secondo me tutti dovrebbero in qualche modo sapere che esiste.
bisogna capire i volontari. Siamo dei pazzi. Dei pazzi vestiti da angeli. Del volontariato è questa: vedere i bambini sorridere a un gioco, l'immensa fantasia che hanno sempre, qualsiasi cosa tu gli chiedi di fare, creano qualsiasi posto e qualsiasi personaggio. E il volontariato credo sia donare non solo l'aiuto materiale, ma proprio donare il proprio cuore ai bambini. Una goccia in un mare, ma diventiamo proprio l'oceano.